Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi presenterò questa PCB che ho progettato e fatto stampare da JLCPCB. Qui ce ne sono altre. Ovviamente loro mi stampano le PCB che io ho progettato e le faccio stampare. Come potete ben vedere c'è scritto Mimmo Refriger Inverter Clima. Poi ovviamente si devono montare tutti i componenti. Ma cosa serve questa PCB? Serve per simulare i motori, fan, unità esterna e unità interna di climatizzatori, motorini brushless a 5 cavetti, che ho spiegato in più video nel canale, quindi trovate la spiegazione di come funziona un motore ventilatore brushless a 5 cavetti. Ho anche fatto un video di comparazione tra brushless a 3 cavetti e brushless a 5 cavetti. Bene, questo simulatore è per il brushless a 5 cavetti. Per poter funzionare questo motorino ha bisogno della 300 volt. Qui sopra è riportato DC 280 volt. Quindi da questo cavetto rosso devono arrivare 300 volt. Poi abbiamo il GND, questo nero, la 15 volt che serve per alimentare la schedina che all'interno di questo motorino c'è una schedina che è alimentata a 15 volt. Il controllo della velocità, questo bianco da 0 a 6 volt, e il feedback che è staccato. Poi vi faccio vedere perché. Il feedback è importante perché è quello che va a comunicare con il microcontrollore che sta sulla scheda, quindi si può verificare che il motorino giri, ma comunque dà un errore fan. Quindi in quel momento potrebbe essere il feedback che non manda gli impulsi alla scheda inverter, la scheda principale. Allora, vi faccio vedere la scheda che si trova solitamente all'interno di questi motorini brushless. Questo è il modulo IPM in cui fa girare il motorino e da qui abbiamo l'uscita delle tre fasi e la 300 volt. Ok, andiamo a vedere come funziona questa PCB. Vado a spiegare innanzitutto i morsetti a cosa servono. Abbiamo l'entrata della 200 volt AC residenziale. Abbiamo questo morsetto che monta un fusibile. Abbiamo questo morsetto che e la 220 volt del trasformatore, questo morsetto per l'uscita del trasformatore 15 volt AC in alternata corrente, mentre questo morsetto è VCC e GND. Ve la faccio vedere da qua la scheda. In pratica questa è la scheda e vi faccio vedere che è tutto scritto. Ok, su questo morsetto qua che abbiamo la VCC e la GND possiamo montare anche un alimentatore switching, che è questo. Ovviamente ne possiamo montare uno più piccolo. Io al momento ho questo che ha un amperaggio alto, questo dovrebbe essere 3 o 4 ampere. Si può montare un alimentatore switching da 500 mA che è molto più piccolo di questo. L'alimentatore switching che poi andrò a montarlo, ve lo faccio vedere anche che funziona con questo.
va montato sempre l'entrata della 200 volt, dove c'è scritto trasformatore AC, e sul morsetto VCC e GND, seguendo la polarità in uscita. Mentre invece con il trasformatore lineare, siccome abbiamo l'uscita, il secondario del trasformatore che è in alternata corrente, non c'è bisogno di polarità. Ok? Come qui. In effetti qui possiamo vedere i due cavetti rossi che non c'è distinzione tra di loro. Per quanto riguarda gli altri morsetti, abbiamo il morsetto display del controllo della velocità, che è questo. Abbiamo il morsetto sempre display del 300 volt. Se vogliamo mettere un display a 300 volt, in questo caso io non l'ho montato. Poi abbiamo il morsetto sempre display M10, va montato display della 15 volt, che è questo qua. Poi abbiamo un morsetto fan della 15 volt, GND 15 volt, un altro morsetto M8 fan feedback e controllo di velocità. E poi abbiamo un altro morsetto fan M6, che è il morsetto del 300 volt di alimentazione fan del motorino. Quindi qui, riepilogando, abbiamo questi tre morsetti che va alimentato questo connettore, in cui andrà il connettore femmina del motorino infilato in questo maschio. Ovviamente da stare attenti a seguire la polarità. In questo caso è obbligato. Bisogna sempre fare riferimento sul motorino, che è solitamente riportato il diagramma, e qui possiamo vedere la Win GND VCC, in pratica 300 volt, il negativo, la 15 volt VCC, VSP che è il controllo di velocità, e il PG che è il feedback. In alcuni motorini feedback e controllo di velocità sono girati al contrario, quindi da fare sempre riferimento allo schematico. In tal caso, trovassimo il controllo di velocità con i feedback invertiti, bisogna sfilare così in questo modo e invertire i cavetti, ok? Altrimenti il motorino non girerà, perché se non gli arriva il controllo di velocità, il motorino non gira. Bene, andiamo a vedere gli altri componenti sulla scheda. Abbiamo due ponti diodi, due circuiti separati, uno per la 300 volt e l'altro per la 15 volt. Le resistenze, alcune da 3 watt, alcune da 1 watt, un condensatore da 400 volt, 100 microfarad, due LED blu che stanno a indicare la presenza dell'alimentazione. In pratica, quando si dà alimentazione, questi LED blu si accendono. Un LED rosso che sta a indicare la 300 volt, la presenza della 300 volt, e serve che quando si disalimenta la scheda, questo LED rosso rimane acceso. Finché rimane acceso, non si può mettere mani al connettore, e solitamente rimane acceso per circa 30 o 40 secondi. Perché? Perché c'è la presenza della 300 volt anche quando la scheda viene disalimentata, perché abbiamo un condensatore in cui rimane carico per un periodo di tempo, in questo caso, come ho detto prima, 30-40 secondi. Abbiamo un altro LED verde, la presenza del feedback. Quando il LED verde è acceso, significa che il feedback funziona normalmente. Se trovassimo
il LED verde spento, allora a questo punto significa che il feedback sulla scheda che si trova qui sotto, questa scheda si trova qui sotto, ovviamente qui è tutto chiuso, è su questo tipo di modello è tutto chiuso, ma questa scheda si trova all'interno di questo motorino e il feedback non è altro che sono degli impulsi che arriva al microcontrollore per controllare i giri del motorino. E se il microcontrollore non riceve questi impulsi, automaticamente manda in blocco il climatizzatore, anche se il motorino sta girando. E infine abbiamo questo buzzer che è un cicalino. A che cosa serve? Nel momento in cui avessimo in corto la 15 volt sul motorino, che solitamente si trova subito dopo il GND, quindi cavetto nero, GND, cavetto blu in questo caso, abbiamo il cavetto blu, ma potrebbe essere un altro colore. Se in corto 15 volt e GND si attiva il cicalino buzzer che ci segnala la presenza del corto 15 volt. Ok, andiamo a vedere nella pratica. Vado a collegare il ventilatore brushless, do alimentazione, abbiamo il display del controllo velocità e il display della presenza 15 volt. Il motorino che stiamo per testare è da 74 watt. Ok, giriamo lentamente il potenziometro. Possiamo vedere che la tensione, il controllo di velocità, siamo a 1 volt e inizia a girare a 2 volt e 2. Aumentiamo un po' e possiamo vedere che il LED presenza feedback si è acceso. Ok, andiamo a staccare. Aumentiamo poco poco la velocità. Ok, andiamo a staccare il feedback. E possiamo vedere che il LED è spento. Andiamo a ricollegare. Nel momento in cui dovesse mancare la presenza del feedback degli impulsi, il LED non si accenderà e in questo modo possiamo vedere che la scheda è guasta. Ok? Quindi lasciamolo collegato. Siamo a 4 volt. Volt. Ok, adesso togliamo alimentazione perché dobbiamo mettere in corto la 15 volt. Finché il LED è acceso, non bisogna mettere le mani sul connettore perché c'è la presenza della 300 volt. Quando il LED si spegnerà, potrò mettere le mani sul connettore. Ok, in questo momento il LED si è spento. Simuliamo un corto sulla 15 volt. Qui su questo pin abbiamo il GND e la 15 volt. Quindi vado a posizionare un corto voluto. Provo a dare alimentazione e possiamo sentire il beep che sta a significare il corto, che il motorino ha in corto la 15 volt. Adesso togliamo questo, andiamo a prendere un motorino più piccolino, circa una trentina di watt. Di solito questi motorini li troviamo
su unità da 9.000 e 12.000 BTU ed è 40 watt. Diamo alimentazione. Ok, possiamo vedere che anche con questo piccolino funziona benissimo. Questi due LED, come ho detto prima, sono la presenza di alimentazione. Se dovesse essere in corto la 300 volt, questi due LED non si accenderebbero, ok? E di conseguenza neanche il LED rosso. E come protezione abbiamo il fusibile. Togliamo alimentazione e adesso dobbiamo togliere questo trasformatore lineare perché questo simulatore, come ho detto prima, ha la possibilità anche di montare un trasformatore switching che purtroppo in questo momento non ho quelli piccolini da 500 mAh, altrimenti si potrebbe montare uno di quelli che sono piccolissimi. Ho montato questo perché quello che stavo montando era da 12 volt, quindi bisogna montare un trasformatore con uscita a 15 volt. Bene, ho solo cambiato questo morsetto dal morsetto numero 4 al morsetto numero 5. In questo caso, come ho detto prima, bisogna mettere il negativo sul pin negativo GND e il positivo sul pin UCC. Adesso diamo alimentazione. Possiamo vedere che il ventilatore inizia a girare. Bene, credo di aver detto tutto per quanto riguarda la PCB. Per chi fosse interessato, mi può mandare un'email su mimmorefriger@gmail.com. La trovate alla fine del video, come tutti i miei video. La PCB può essere fornita sia tutta montata, come la vedete, oppure solo la PCB con tutti i componenti. Poi vi verrà inviato un PDF dove viene spiegato tutto, dove mettere tutti i componenti. Per quanto riguarda la scatola, potete metterla in una scatola come questa, una cassetta elettrica. La PCB ci va tranquillamente. Ovviamente questa scatoletta è fatta per l'alimentatore switching, quello più piccolino, oppure potete mettere una scatola come questa qua, più grande, e qui c'è molto più spazio. Potete mettere in questo caso un alimentatore lineare come questo qua, ok? Ci va tranquillamente. Per chi fosse interessato anche al simulatore seriale per controllare la comunicazione seriale tra unità esterna e unità interna, c'è un video nel canale per vedere come funziona la comunicazione seriale con questo simulatore. E niente, come ho detto prima, potete scrivermi sulle mail che trovate alla fine del video. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.